Amici miei belli nefasti, ben ritrovati in questo nuovo video, nuova stagione di Clash Royale. Siamo già in Lega 6 e oggi andremo a utilizzare tre diversi mazzi con il gigante Goblin evoluto. Questa in realtà è la nostra prima proposta di oggi, che Dio ce la mandi buona e senza mutande. Cosa ne penso della nuova evoluzione? Non mi convince, ve lo dico subito. Questo sarà anche un video testing. Vediamo se magari cambio idea, però secondo me la carta ha dei difetti, ossia, cioè il concept che spawna Goblin piccolini è anche carino, però il gigante Goblin di solito si gioca in mazzi pesanti, quindi va a finire che io non riuscirò a giocare troppe volte il gigante Goblin evoluto, capito? Me ne giocherò uno, massimo due a partita e buonanotte. Forse a sto punto è meglio mettere i pipistrelli, che essendo un po' più piccoli riesco a giocarli un pochino di più, magari. Cioè, il discorso è questo, no? I pipistrelli costano 2, li posso giocare più facilmente e va a finire che, cioè, capito, paradossalmente ci guadagno. Un'altra cosa, raga. Porca miseriaccia. Non so perché, ma quando lo vedo camminare mi sembra estremamente lento sto gigante Goblin evoluto. Va bene. Oh god. La rischiamo a bestia, direi proprio di sì, giriamo scintilla. Una cosa, ragazzi, mi è dispiaciuto molto, ma avete visto, non sono usciti video di presentazione delle nuove evoluzioni, ragazzi. Perché questo non è stata direttamente colpa mia. Supercell ci ha dato l'account sviluppatore letteralmente 2 giorni prima che dovevano uscire i video. E raga, un video dettagliato, un video editato, curato, come lo faccio io. Come piace farli a me, ecco, è impossibile che esca in 2 giorni. Poco da dire. E quindi, ragazzi, stavolta è andata così. Mi dispiace molto. So che molti di voi utilizzano il codice creatore nefastone anche per questa cosa, per questa mia tipologia di fare i video. Stavolta, raga, è andata a sfiga. Cioè, io spero vivamente che Supercell non faccia sempre così, perché altrimenti purtroppo ci dovrà essere per forza un calo della qualità dei video di presentazione. Cioè, perché i video come li avete visti fino ad oggi, raga, richiedono veramente tanto tempo. Vabbè, solo per fare chiarezza, nel mentre ho fatto una torre all'Opponent, credo che qua lui debba gestire ancora. Ricordiamo che lui c'ha i barbari, quindi evitiamo push troppo strani. Ah, eccoli i barbieri! Allora giochiamo scintilla e proviamo a fare 3 corone, scusate. Ma non c'eravamo capiti. Qua proviamo a fare le tre, ci mancherebbe Otters. E che cazzo, però. Vai, spara, cazzeca! Proviamo. Oddio, non è che me le pio le tre anziché farle. Non è nefasto che tu. Puttana di merda! Allora facciamo subito Codest. La puttana. Cioè, devo gestire così, credo, no? Allora, in realtà, anche infuria questi due stronzi. Fidatevi che è buono. Infatti, non vi sto prendendo in giro. Adesso io mi immagino da casa quello che starete pensando. Vi conosco, vi vedo ormai, sono anni che sto su internet. Nefasto, bravo, complimenti, hai predittato, sei andato per le tre. Ragazzi, in realtà ho utilizzato un trucchetto. Ho utilizzato un trucchetto per vincere la partita. Il trucchetto è che ho messo il codice creatore nefastone nello shop. Eccolo qui, non sto clickbaitando. Ovviamente, inserendo il codice creatore nefastone, le possibilità di scammare queste partite aumentano vertiginosamente. Quindi, se lo utilizzate anche voi, potrete rubare le partite come le rubo io. Chi mi segue anche in live sul sito Viola sa che ne rubo parecchie. Poco da dire, magari adesso ne ruberemo qualcuna pure in questo video. Comunque, ragazzi, questo è il deck carino. E se utilizzate il codice creatore nefastone, supporterete anche il mio percorso su YouTube. Anzi, lasciate anche un like, già che ci siete, che se vedo tanti like, magari sono più invogliato a registrare i video. E a meno che Supercell non faccia di nuovo la birichina, raga, utilizzando il codice creatore nefastone, supportate anche il format dei video di presentazione. Quando esce una novità interessante nel gioco, tranne stavolta che è andata così e fidatevi che ho bestemmiato più di voi, farò un video, ecco, con l'account sviluppatore. Grazie a tutti voi che utilizzate il codice creatore nefastone e iniziamo a giocare questa partita decentemente. Va che fino adesso ho pettinato i giaguari. Lui ha il demolitore. Facciamo così. Ah, quella è la piro puttana. Le frecce le ho giocate prima, vero? Mannaggia. Ah, cazzega! Che bucio di culo! No! Fulmine zap! Ma come fulmine zap spell? C'ha veramente fulmine zap spell questo ragazzo?
Io c'ho la scintilla. Lui c'ha sia la fulmine e sia la zap spell. È riuscito a perdere la torre. Questo è un fenomeno. Non sto clickbaitando. Cioè, se è riuscito veramente, adesso beh, a parte forse che mi più pure io bei danni. Però no, davvero, non era facile. Vabbè, va. Allora, ragazzi, qual è il nostro plus del pensiero in questa partita? Pregare, pregare. Non è che c'è tanta pensa a cazzo, raga. Dovete ragionare anche voi. Cioè, adesso mi fate arrabbiare. Cioè, c'ha zap e fulmine, se non ho visto male. Ah, pure Drago Inferno. Vabbè, ma che cazzo? Ma chi è questo? Cioè, ok, ce l'ha tutte, raga. Preghiamo Dio. Inutile fa scintilla che muore come niente. Io direi di fa così. E dei infuria e cerca nel peggiore dei casi addirittura un tower trade, no? Il drago di sicuro mi scammerà, me conosco, raga, però so veramente tanto disperato, raga, e quindi mi va bene così. Forse era meglio difendere col seno del Pois. Facciamo questa, ma siamo terribilmente sotto. Qua purtroppo devo cercare di giocare a Gagliardo, cioè devo evitare da fulmine Value. Però ha giocato zap Value l'oppo. Allora, in ogni caso è riuscito a hittare. Con un po' di fatica ma ha hittato. Puttana di... No, c'avevo un heal, forse, carino. Vabbè, ormai infuriamo, cambiamo. Perché sto sempre sotto a fulmine, no? Bei damages. Ma qui ho vinto la partita? Vai, scintilla. Vaffanculo, ancora una volta la zap l'ha salvato. Te prego, non fa il Mega Knight. Perfetto, ragazzi. Ma che brucio di culo. Ragazzi, ragazzi, io però ve l'ho detto, utilizzo il codice creatore nefastone. Adesso guai a voi se dite, nefasto, però rubi sempre, non ne giochi una bene, non si sa come fai a vincere, non lo sai neanche te. È vero, fa parte del mio stile di gioco. Utilizzo il codice creatore anche per compensare queste mie mancanze. Che poi, manco, non so se lo sapete, ma l'ultima stagione l'ho chiusa in top 1800 al mondo, raga, top 60 in Italia. 60 in Italia, 1800 al mondo. Una roba carina, sì, ma niente di entusiasmante. Parliamoci chiaro, vabbè. Mi sono dimenticato quello che vi volevo dire. Nel dubbio vi voglio bene. Ah sì, in questo video, non so se l'ho detto, giocheremo 3 mazzi. Questo è il primo, ci ho fatto 2 partite, cambierei. Il secondo è un pochino più particolare, raga. Questa volta non c'è la scintilla. Nel prossimo deck invece ci sarà di nuovo. Questo è un mazzo che è quello che a me piace di meno. E credo che le sconfitte arriveranno probabilmente con questo mazzo in questo video. Perché io, raga, ho notato una cosa. Premetto che nessun altro l'ha notata. Quindi probabilmente so io che mi fumo qualcosa di strano, altrimenti non si spiega. Cioè, io credo che lo stregone evoluto, per quanto sia forte, non si sposi bene col gigante goblin. Cioè, queste due carte cozzano veramente tanto. Cozzano. Che bella parola, cozzano. Va bene. Il resto del mazzo è interessante. Costa 4.0. Quindi giocheremo un gigante goblin evoluto. Se va bene. E niente, iniziamo a giocare. Vediamo se effettivamente cozzeranno. O se si sposeranno. O se si scoperanno. Tutto in anno. Ok. Allora, non ho bellissime carte. Andrei di gigante goblin. Potevo andare opposite. Ma chi me lo fa fare? Posso andare same. Vediamo se ci fa qualcos'altro l'opponent. Non credo. Ovviamente. Boh, io questo lo faccio perché ho paura del principe in realtà. Ho perso la partita. Ho perso la partita. Mi sa di sì. Sono messo male. Spero che non abbia ovviamente la maledizione. Su maledizione abbiamo veramente perso. Però è anche vero che non devo essere sempre sfigato, no? Cioè, una volta in 10 anni può anche andare bene. Che cazzo. No, ma fa ridere perché ho appena messo questa versione qua, capito? Cioè, prima giocavo un altro... Cioè, non lo potevo trovare prima la maledizione. E qua, ragazzi, ho perso. Ma non perché ho giocato male, in realtà. O meglio, ho giocato male, ma avrei perso comunque. Perché la maledizione, purtroppo, è un bel counter del mio mazzo. Che si basa veramente tanto su sta cazzo di strega. Io non credo che c'è qua, in realtà io credo che si possa quittare, non è stupido l'opponent, non credo che faccia errori madornali. Il principe poi carica sempre da quando l'hanno potenziato. Ma guarda, facciamo un attacco veramente disperato solo perché abbiamo un heal che magari potremmo fare sul mago. Mago, dimmi che l'ho preso, se no bestemmio.
Allora, raga, andiamo alla prossima. Ecco, io ve l'ho detto, però, cioè, queste due carte cozzano. L'ho detto, vi ricordate? Ho detto proprio questa parola, cozzano. Cozzano. Cioè, lo stregone Evo e il gigante Goblin evoluto, secondo me, cozzano. Non ci stanno bene, raga. Cozzano. Cozzano. Vabbè, andiamo alla prossima. E vabbè, questa è andata male. Ho vinto le prime due. Qui avevo dei dubbi. Ecco, questo mazzo mi lascia un po' perplesso. Devo essere disonesto. Vabbè, gli diamo un'altra possibilità. Magari sono stato. Vabbè, ho trovato la maledizione. Che dovevo fare? Oh, raga, ovviamente cerchiamo di non trovare la maledizione quando abbiamo la strega notturna. Se troviamo la maledizione è veramente difficile perché tutto il nostro mazzo si basa sulla strega notturna. È un po' come se fosse Golem. Cioè, non proprio tutto in realtà, però ha un ruolo abbastanza importante, questo sì, nel nostro cazzo di mazzo. Vabbè, noi giocheremo stregone evoluto per girare l'evoluzione e per predictare il minatore. E ora voi direte, nefasto, ma come facevi a sapere che aveva il minatore? Non aveva giocato nessuna carta, non potevi aver capito il mazzo. Raga, con il codice creatore nefastone sarete anche telepatici e capirete le carte dell'opponent. Allora, ridendo e scherzando, chiamami Queen. Ah, tra parentesi, nella mia testa io stavo a cercare la scintilla. Non c'è in questa versione nefasto. Allora, io faccio questa, non credo che abbia pecca in realtà. Posso dire la verità, veramente mi rompe le palle una cosa finta quel... Oh! Con un po' di fortuna abbiamo perso. Dai, io ci provo, io sono un sognatore. Sono un pezzo di me... Oh, però alla fine è andato bene. Cioè, potrei fare bei danni con il nostro gigante Goblin. Mega cazzo, però. Allora, qual è il discorso? Che in realtà noi non abbiamo perso questa partita se lui non ha la maledizione. Se lui ora sforna una maledizione, non c'è santo che tenga. Secondo voi ci avrà la maledizione 2 su 2, raga, secondo voi? Riusciamo a fare 2 su 2? Potevo attivare la torre centrale? Sì, ma va bene anche così. Ok, non ha la maledizione, è tantissimo, raga, qua non mi lamento mai. Avete capito bene? Con maledizione la partita sarebbe stata già persa. Non c'è un cazzo da dire. Non credo che frecce siano troppo utili, tranne sui pipistrelli evoluti, nefasto, ma tu ti sei ricordato adesso che hai pipistrelli evoluti, quindi buonanotte. Allora, qual è il discorso? Che qua il pescatore è fondamentale in attacco. So che non ci crederete, ma devo grabbare il Mega Knight col pescatore. Che vuol dire? Raga, sentite, godetevi il video e non mi fate queste domande, che dopo non... è anche difficile rispondere in alcuni casi. Non credo che faccia Mega Knight. Ma Berserk è un pazzo! Ma che cazzo è sto ragazzo? Non sto scherzando. Allora, non credo di perdere la torre in realtà, ma è anche vero che io sono nefastone, quindi buona notte. Allora, qui io faccio una giocata veramente tanto rischiosa, di sicuro mi pentirò, e mi sono già pentito in realtà, devo essere super disonesto. Però forse stiamo scammando ben benino, eh. Bella scammata! Niente male, lo scamma a destra. Mi sento quasi in colpa. Facciamo una giocata particolare, facciamo questa in modo che non siamo mai sotto l'abilities now. Non so se l'avevate capito, ma io in questo spot... Oh, ho blanderato. Ah, deve fare un'altra torre. Che bucio di culo. Allora abbiamo vinto, raga. Ma allora abbiamo vinto perché stiamo mettendo pressione. E come cazzo fa l'opponente attaccato? Ah, raga, abbiamo vinto. Però... Raga, non lo so, non sono... Allora, cioè io non vi posso dire che questi mazzi sono buoni se io in realtà non sono convinto. Questo a me non convince, raga. Cioè, che succede? Questa sera in live sul sito Viola io proverò sti tre mazzi. Questo, ragazzo, ho un po' paura. Cioè, questo magari lo giocherò un po' di meno. Perché non mi ispira così tanto sesso. Semplicemente. Ragazzi. Anna, prossima, siamo riusciti a vincere. Questa è la mia seconda proposta. Ritorna la scintilla e incombe anche una imprevista zappa evoluta. Perché, ragazzi, la zappa evoluta mi piace veramente tanto in questo deck, anche forse più del cavaliere. La zap non è sostituibile, secondo me, con queste carte qua. La zap serve anche per i draghi inferno e per le cariche dei principi.
Avete capito bene, ragazzi. Carte molto in meta, sia al drago sia ai principi, e quindi questa carta mi piace veramente tanto. Se poi consideriamo l'idea che anche gli avversari hanno il gigante Goblin e quindi probabilmente hanno Scintilla, la Zap diventa davvero una carta fenomenale. Vale la pena forse rinunciare al cavaliere per la Zap. Immaginate voi che roba. Andiamo a provare sto mazzo, che Dio ce la mandi buona e senza mutande. Io sto a registrare da quasi 15 minuti e abbiamo beccato Psy, quello del Gangnam Style. Va bene, black hole, buco nero. Vabbè. Dobbiamo fare. Ok, andiamo di principe qua. Potrebbe essere mastino lavico. Ah, quali sono i counter di questi deck? Non l'ho detto. Sapete qual è che secondo me è il matchup peggiore? Beh, è razzo ovviamente. Quando hai scintilla tu hai paura del razzo e soffri il razzo. Ma io qua proverei questa, vi dico la verità in tutta disonestà. Anche senza sci... Ma porco Giuda. Ma perché me le cerco? Ma che bisogno c'era nefasto di fare questo gigante goblin? Cioè adesso mi metto da solo in una situazione di tower trade dove se va bene io faccio la torre. Ecco, per esempio, qua è andata una merda la situazione, capito? C'è di nuovo scheletrini poi. De là forse mi becco tre corone. Cioè è veramente uno spot terribile, ragazzi, questo. È veramente poco a fare. Allora, dai, sì. Spero di fare anch'io qualche danno sulla torre centrale, perché sennò buonanotte. Ho paura di zappare perché sono veramente sotto Elisir. Guardate, ho preferito non zappare, anche se avrei fatto probabilmente una hit in più. Forse era da zappare effettivamente. Vabbè, abbiamo giocato un po' strano all'inizio. Porco Giuda. Ma mi fa gigante Goblin? Non credo. Qualcosa mi sa di sì invece nefasto. C'è solo un problema veramente atomico qua. Oddio, magari nefasto ce ne fosse solo uno. Ed è il demolitore in realtà, se ci pensate, no? Ecco, il demolitore farà tre corone. Guardate la scintilla come è riuscita a morire. Cioè, questo è un Guinness World Record. La truppa più stupida di Clash. E come faccio io a togliere questo? No! Come faccio a togliere questo puttano? Raga, non tutte le ciambelle nascono col buco e non tutti i buchi nascono con le ciambelle attorno. Prendiamola con filosofia. Nuova partita. Cazzo. Allora, siamo a tre vittorie e due sconfitte, no? Dico bene o mi invento le cose? No, dovrebbero essere tre vittorie e due sconfitte, veramente. Ragazzi, peccato, non mi aspettavo Gigante Goblin, mi sono messo da solo in uno spot effettivamente scomodo e poi, raga, non ci abbiamo... Non abbiamo trovato salvezza, poco da dire. Allora, forse devo giocare un pochino più per levo. Forse non mi sto cagando adeguatamente levo. Zapspell. Ha giocato pipistrello un secondo dopo della mia Zapspell. Va bene. Allora, non giochiamo Scintilla. Ok, giochiamo sempre Scintilla Fresh Play. A questo punto potrebbe avere Scintilla anche lui. Noi abbiamo appena giocato Zap, ma lui gioca uno scheletro gigante. Mi vengono in mente due deck con scheletro gigante. Il primo è un mazzo Goblin, il secondo è un mazzo Gigante Royale. Avete capito bene? Il mazzo Gigante Royale al pescatore leggendario. Io mi aspetto che lo scheletrone muoia anche se sono nefastone. Ultimamente le interazioni sono particolari quando gioco, però. Va bene, facciamo un Giant Goblin anche per girare l'Evolutions Now. E mo che cazzo faccio? Fanil, orco. Ma posso non bestemmiare Aramaico antico un giorno, almeno a settimana? Qua zappiamo sempre, anche se Delà il mini pack avrebbe hittato veramente in una maniera mastodontica. Credo che mi faccia pescatore questo deck dell'opponent al pescatore. Ah, puttana, questo non è il pescatore, nefasto! Sono comunque bei dannini di Spear Goblins, non sono da sottovalutare per nada. Come non è da sottovalutare per nada. Ah, la Fenice è la carta più importante del matchup, immagino, no? L'avete capito, sì. Perché la Fenice è forte? Rispondete a sta domanda per vedere se capite qualcosa in Clash Royale. È importante perché può hittare sia il gigante Royale Evo senza subire il rinculo e sia dare fastidio allo scheletrone. Allora, io vorrei giocare al gigante Goblin e invece non lo farò. Non credo che mi possa fare gigante Goblin sinistra adesso, con tutto rispetto. Ma Dio santo, beato. Ma se poi non bestemmia. Ho perso la torre! Non ci credo! Non sta nettando i goblin! Guardate! Sono ancora in vita! Sono ancora. È tutto. Ho perso io alla fine. Dai, proviamo a scammare un pochino.
Abbiamo visto, Nefasto, quanto stai scannando. Tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo un mare, e c'è di mezzo anche un gigante royale evoluto, purtroppo. Spoiler, gigante royale evo predict, cioè che devo fare. Il problema però è che non ho altre carte, raga, per gestire sti puttani. E quindi mi sto a subire danni veramente atomici. Purtroppo è così. Vi faccio vedere una play che mi vergogno veramente tanto di farvi vedere, in realtà. Credo che debba fare... Ah! Una hit sotto torre! Scintilla! Vaffanculo nell'animo, te la, ce la cerchi proprio. No! No! 140 HP, no! 140 HP, no! Ragazzi, nel video di oggi, 3 vittorie e 3 sconfitte. Fa veramente ridere che ho vinto prima tutte... Allora, raga, il mazzo più buono è questo. Parliamoci chiaro, è quello più equilibrato. Adesso, ok, che magari abbiamo beccato roba un po' particolare, per carità, però io credo che a questo punto non ci siano dubbi. La prima proposta è quella più valida. Io, sapete che vi dico, mi faccio un'altra partita con questo mazzo qua. Se adesso trovo il razzo, io chiudo il video direttamente senza salutare, eh? Quindi se ci dove... sappiate solo che se ha razzo io stacco subito e lo faccio veramente, perché delle volte... Oh, ben... No, mi è scliccato! No, lo volevo mandare a destra la scintilla, questo carretto di merda! No, blanderato! Ovviamente volevo giocare scintilla sul golem. Non si può difendere, farà drago elettrico se siamo sfortunati. Invece fa bomba roba. Ah, c'ha pure questi. Va bene, abbiamo fatto comunque torre, immagino, con un po' di fortuna, quindi iniziamo la difesa. Ovviamente dalla prossima volta in poi giocheremo la scintilla in difesa sul golem. Ho miscliccato, purtroppo per me. Qua posso fare nil. E niente. Tra parentesi è uscita pure ste moto un sacco carina. Allora, vediamo un attimo. Allora, non ho mai giocato il pur... ma sapete che vi dico? Giochiamo il cavaliere in attacco a sto punto. Mettiamo un po' di pressione a sto cazzo di opponent, no? Niente male, dai. Spero così. Ma sai che ti dico? Proviamo a rimuovere il puttano. Vediamo se ci fa golem dal fondo. Scusate il catcalling. Adesso tutto sta nel giocare sta cazzo di scintilla, però. Se non riusciremo a giocarla, perderemo la partita. Peccato che non ho la furia. Dovrò rimediare con le frecce se faccio in tempo. Io ci provo, ragazzi, perché mi sembrano veramente danni atomici qua. Quindi ho paura. Dai, te prego, scintilla. Spara veloce sulla puttana. Mamma mia, che faticaccia. Allora, qua dobbiamo stare attenti a una carta. Si chiama Drago Elettrico ed è di colore blu. Eccolo lì! Io non vi ho preso culo. Dovremo fare il nil, probabilmente. Ah, giusto, c'ha pure i barbieri. Mi sono dimenticato stavolta. Oh, forse non so se era meglio fare scinti. Oh, bella prenderlo. Però gli abbiamo fatto dei bei damages anche noi sulla torre centrale. Ma io qua attacco, cazzeca, ci mancherebbe Otters. Non è che c'ha di nuovo dei barbieri l'opponent. Spero non aver blanderato in maniera atomica. Qualche danno lo potrei anche fare. Posso dire una cosa? Secondo me l'ho strapersa questa adesso. Ho giocato male alla fine. Cioè, che so, tutti sti puttani! Dai, che deve fare il golem centrale! Oh, alleluia, alleluia! Vedete, delle volte gli opponenti si autodistruggono da soli, ragazzi. Giocare a Clash Royale non è difficile. Cioè, è facile se tu giochi sull'errore dell'opponent, come ho fatto io adesso. Ne ha giocata un po' da testa di cazzo, ma il gioco è terribile. Siamo disposti a tutto pur di vincere, no? Pensate che io, pur di vincere a questo gioco, ho utilizzato il codice creatore Nefastone.
Utilizzatelo anche voi e mamma mia, adesso ne sto parlando come se fosse vendere l'anima al diavolo. No, va bene, ragazzi, è una cosa tranquilla. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Queste sono state le mie tre proposte. E questo ha performato meglio, 3 vittorie su 3. Io vi consiglio sto mazzo qua, fantastico. Ragazzi, grazie mille, ci vediamo queste sere live su Twitch e ditemi nei commenti cosa ne pensate di sta carta. Grazie di cuore, non esagerate coi video. De Martina Smeraldi.